nel nostro canale. Sono Jordi Lessami e oggi faremo il mukbang del McDonald's fatto in casa, diciamo, panino zozzo, diciamo più panino zozzo più che McDonald's. Mi sto sbrigando perché io mi devo sbrigare a mettere queste. Abbiamo fatto le patatine, la sottiletta sopra il mio hamburger, dentro il che mio poi, panino. Scusa, dimmi una cosa, perché non me l'ha fatto mettere insieme a te? Insieme a me? Cosa, no? Io l'ho messa direttamente sopra. Perché non mi piace squagliato e poi io devo fare sta porcata. Allora, qua. Praticamente io mi mangerò un panino, cioè due panini uguali. Mentre si malta uno solo. No, io sì, uno. Praticamente ci metterò dentro questo hamburger zozzo, metà hamburger. Non so quanto profumo il ketchup. Ah, l'unica cosa del McDonald's veramente è il ketchup che ho conservato, perché noi non lo utilizziamo, però a me piace. E ce lo metto qui sopra. Wow! Buono! Allora, io invece ho questo panino che adesso vi farò vedere. Dentro ci sono due wurstel, una sottiletta, mezzo hamburger e la maionese. Adesso prendo il mio hamburger e ce lo metto sopra. Bello. Poi ci aggiungo faccio prima così. Aspetta. Pomodoro. Guarda che ci sono anche per te i pomodori, amo. Cioè l'ho lavati. Roba lavata. E pomodoro con insalata l'ho lavati precedentemente. Ok. Io invece c'ho questo, lo faccio tu così. Tu sta a fa schifo proprio, no? Ah, questo lo faccio così, quindi ci sono. Non so se vedete, sottiletta, hamburger, wurstel e maionese aiosa. Primo panino, schiacciamo abbondantemente. Ok, pomodoro. Secondo panino. Si vede proprio che Giordano è molto più zozzo di me comunque. Insomma, non pure te te la fa, Io sto a mettere pomodoro, te wurstel. Ok. Maionese, go go. Questo lo faccio con un pochettino di insalata. Ok, e ci metto un po' di insalata. Perché è light. Wow. La sottiletta è light, amo. Certo, e io pure i wurstel sono quelli. E come ci ha messo la patatina fritta sopra? No, non mi piace. Quella l'abbiamo fatta al forno. Ok, ecco qua, sì, bello, cicciottoso. Ho fatto aiolo, c'ho? Pure un po' di pepe. Non c'entra niente, però. Madonna, si è fatta arto d'umero. Guardate qua. E ecco qui il mio panino. Hamburger, sottiletta, pomodoro, insalata con un po' di pepe e ketchup sotto. Invece il mio secondo panino è composto da sottiletta con hamburger, mezzo. Due semi wurstel, insalata e pomodori. E ovviamente sopra. Vabbè, e ovviamente mi è cascato il pomodoro. E ovviamente sopra metterò maionese a go-go. È giunto il momento della verità. Ecco. Allora mi metto. Inizi prima tu, inizio prima io. Tu perché sei proprio zozzolone sei. Allora. Ci mettiamo le nostre patatine. Questo è quello con l'insalata e i pomodori. Ketchup. Vado all'assaggio. Tanta roba. Lo so già? No. Allora, non me l'avamo, già sono belli ciccioni, È buonissimo. Vado? C'è qualcosa di McDonald's? Ce l'ha. Vado? Ti giuro. Ma coglioni. Buono. A me è buonissimo. Buono. Basta già. Ma sai che è buono? Proprio l'hamburger. Sì. Ci piace. Mi sono smonta. Mazza. Molto gustoso. Qua, pezzi che... L'hamburger è... Buono, quello hamburger. È più buono. Questo è quello del Mecca. Il coso, l'hamburger. Amo, sai che sto panino mi ha convinto. Lo assaggiare, no. Te lo devo assaggiare. No, quello è il mio. Lo assaggiare? Ma però, aspetta, devi mozzicare, mozzica tutto insieme. Vai, pure te, qui. E come faccio a mozzicare tutto insieme?
buono mio. È vero, senti? Perché c'è wurstel, c'è maionese, la maionese non ha messa, ma. Vabbè, sotto abbastanza, però voglio dire. Yes, sa. Che bello. Patatine. Allora, in questo caso ci ho messo l'insalata, perché è quella che c'avevamo. Però secondo me con la rucola vi è ancora più buono, se vi piace la rucola. No, se a, me, no a me non piace. Potete mettere tranquillamente l'insalata, viene buono lo stesso. L'insalata è buona. La maionese con l'insalata e i wurstel mi richiamano il McChicken, mi richiamano in testa. Che il sapore è molto simile al McChicken. Fabuloso. Poi ogni tanto una volta facevamo queste cose qua dentro casa, eh. È un po'. No, facevamo il paninetto con wurstel. Facevamo gli hot dog dentro casa. Ma mo sono anni che ne fanno, no? La prima volta. Una volta facevamo. Veloce, 448 mangiavamo. Che poi alla fine ci vuole sempre un po' di tempo a cucinare sta roba qui. La prima fatta una fettina di carne piuttosto che niente senza zerie. Ecco qua. Come può essere un video senza singhiozzo? Mi è piaciuto. Sì, mi è piaciuto. Diciamo che di zozzosità da 1 a 10 stiamo a 8. Comunque noi... Soddisfacente. Noi stiamo anche vloggando e stasera, lo ripeto anche qua, ci sarà la scelta di Lorenzo. E noi non vediamo l'ora di vederlo perché lui è un comico. È un comico. È troppo simpatico. Infatti vorrei proprio sapere che cavolo si inventa stasera, quante se ne dice fare risate che ci fa. Ah, c'è un po' di maionese. Come no, ma io se ne va messa. Però mi, no, mi dirai questa. Ma ne mangio patatine, mo? Sono tutti, mo, che sulle patatine c'è la maionese. Lo so, mo. Però più, secondo me è più grassa. Lo sanno tutti quanti, eh. Gesù freddi. Comunque, queste così a Lidl ne comprate e fanno proprio schifo. Sì, non so tutto storia anche queste patate. Ah, però aspetta, c'è da dire che noi non abbiamo fatte fritte, abbiamo fatte al forno, mo. Vabbè, ma allora, così che si fanno, perché queste qua dovrebbero essere prefritte. Vabbè, ma non so manco acce si fa vedere. Andiamo, dai, fanno schifo. Mamma mia, sono brutte. Sono amare. Ma io di mezzo, boh, vabbè. Ma tu? Quello che non strozza in grassa. Allora, intanto volevamo salutare Martina Tartamella. Ciao Martina. E Adele. Un bacione. Ciao. Se volete anche voi essere salutati, lasciateci un commento e noi vi salutiamo nei prossimi video. Giusto, ragazzi. Adesso continuiamo a mangiare le nostre porcate. Questo invece contiene sottiletta. È più semplice, diciamo, maionese, wurstel e chiaramente l'hamburger. Si può fare. Ah, più buono quello dell'acqua. Ah. Questo è un po' più grasso di carburazione. Fa fumo. Buono. Lui ci ha messo pure il pepe. Guarda, io amo il pepe. Da tutte le parti. Buon gustaglia. Questo mo che è rimasto da zozza. No. Dentro il ketchup. Infatti è rimasto un pezzo di carne dentro. No, io. E poi di grano. Ti sento. E invece voi che panino preferite? Come voi fate dentro casa il panino? Qual è secondo voi il panino zozzo per eccellenza? Fateci sapere. Ce ne stanno. Noi abbiamo fatto una cosa così. Abbiamo fatto una cosa così, sbrigativa. Però ci stanno le zozzate, eh. Oppure porcate che si fanno a casa, che ne so, quelle zozzate tipo la maionese, il tonno, che ne so, quelle cose lì. Fateci sapere perché noi siamo ghiotti di porcate. Tu di più, mo? Io sì.
Perché poi non so mangione, però quando vedo ste porcate ho da provare. Non è patatona. Questa sì che è patatona. Ah. Questa è banfa. Io già so piena. Già. La miseria, un panino. Più grasso dalla faccia mia. Come ho fatto un casino? Casino di là. Metto un po' da lavare tutto io. Come frega a me? Ma a te ma niente. Tanto se non ci pensa la schiava di casa. Vai, qua. Vai schiava. Amore mio. Allora. Allora ho capito dove sta il telefonino, dietro di me. Ok. Prima ci domandavamo dove era il telefono Samantha. Si è fatto sentire, amore. Si è fatto sentire. E quindi mo sappiamo dove sta. Ah, saluto. Beviamo sempre Coca-Cola, come già ho detto e ribadisco. Coca-Cola, light stavolta. Wish mi manda sempre i messaggi d'amore, amore. L'amante tuo. Madonna. Ci sta? Madonna, da quant'è che tu bevi la Coca-Cola? Ah, sottiletta che accosta proprio. Cola, mi pare che stiamo in Alpina, vita. Madonna. Buono tutto quanto, amore. Fuori onda. Oh, lo dico qui fuori onda, che intanto lo tagliamo. Se le patatine sono proprio una merda, sono schifo per cazzo, te lo dico. Ma sono schifo per cazzo, ma non è colpa mia. Che monnezza. Mamma mia. Ne abbiamo più, Sembra bella moce, ma ce ne abbiamo un pacco sano. Ma che cazzo ci fa? Manco Aaron se li mangia. No, non si può mangiare. Se è tossica, pesce, gli mettiamo dentro il pesce. Manco lui si può, ma che ci fanno? Ci fanno lo sprumeggio. Ci fa. Allora, diciamo, il panino è finito. È digerito. Delicato. Stavolta delicato. Dai, carico, questo lascialo, soft. Carinissimo. Sì, soft. Com'è? È un rotto soft. Soft. Ah, io dico io, rot soft. Rot soft. In inglese come si dice? Brap. Brupt. Ma io so, brap è la moto. Boh. Fateci sapere come si chiama, come si dice rotto in inglese. Allora, così lo mettiamo nei tag. Allora, siccome so che qualche English qua ci segue. Brupt, non lo so, se come si scrive. Mo diglielo. Aspetta, allora, siccome io e Giordano siamo cafoni e l'inglese... Aspetta, io chiedo io. What the fuck the name of the... Oh. Beh, ed è così, tutto devo chiedere. Aspetta, mi fai vedere, aspetta. Allora, aspettate ragazzi, traduttore. Rutto, allora. Scrivo root. Adesso facciamo una richiesta a... a tutti gli americani, inglesi, eccetera. Vai. Allora, how do you say... in English? How do you to say in English? No, demenziale però. Vabbè. No, vabbè, dopo questo ragazzi noi se ne andiamo. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Lasciate la azionate la campanellina, lasciate il like, scrivete un commento e fateci sapere come si dice brutto in inglese. E qual è il vostro panino zozzo preferito. E noi ci vediamo al prossimo video, che sarà un vlog. Ciao ragazzi!